Adesso invece parliamo di Grazie. economia perché ci è venuto a trovare, quindi Buongiorno. bentornato a Gianluca Timpone, commercialista e che il nostro pubblico conosce molto bene. In settimana è atteso il sostegni bis in Consiglio dei Ministri, ci sono delle novità, leggevo adesso ristori previsti in due tempi, è una possibilità? Sì, è una possibilità, nel senso che dovrebbe essere confermato lo stesso importo che è stato già erogato nel mese di aprile a coloro i quali avevano i requisiti, cioè tutte quelle imprese titolari di partita IVA che rispetto al 2019 avevano subito un calo di fatturato di almeno il 30%. Quindi dovrebbe essere comunque confermato lo stesso importo. Dopodiché è prevista, e questa è una novità molto interessante, una sorta di conguaglio, nel senso che una volta presentati i bilanci a giugno, la dichiarazione dei redditi a novembre, a fine anno si tirano le somme, si vede effettivamente quella che è stata la perdita reale che hanno subito i vari titolari di partita IVA, si sottraggono tutti i benefici e tutti i ristori che hanno ricevuto e per differenza dovrebbero ricevere una Ma sorta di si considerano conguaglio. anche i costi fissi in Si considerano questo? i costi fissi non tenendo in considerazione quei costi che sono già stati in un certo senso rimborsati in questo periodo, tipo l'affitto per coloro di quali svolgono attività chiaramente in locali non di proprietà, la cassa per i dipendenti, quindi il costo dei dipendenti sostanzialmente è stato già Però si ristorato dice che calcolare i dalla costi cassa fissi integrazione. allunga i tempi E certo, ma proprio per questo, tant'è vero che in questa fase vengono soltanto indicate le modalità che dovranno essere utilizzate. Dopodiché, una volta arrivati al 31 dicembre, si tirerà chiaramente la somma, perché entro il 31 dicembre le imprese avranno presentato tutti i bilanci e Sì. soprattutto avranno depositato quella che è la dichiarazione dei redditi. Poi particolare attenzione viene data anche ai giovani, perché viene riproposto il mutuo under 36 Ah, per l'acquisto ne della avevamo parlato casa, con lei. e la novità è che viene finanziato da parte della banca l'intero costo di acquisto, cioè il 100% fino ad un massimo di E questa è una 250.000 euro. novità Novità, e poi quando si che fa accogliamo molto l'atto è positivo, positivamente, perché quando andiamo dal notaio a pur non stipulare essendo più l'acquisto under 36, dell'immobile, Marco. andiamo a stipulare l'acquisto dell'immobile, ci dovrebbe essere anche l'azzeramento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, che sostanzialmente è abbastanza elevata, si può risparmiare anche 3, 4, 5.000 euro. È una riduzione Le rubo sull'onorario 10 secondi in notarile. più, bonus verde per i terrazzi, è una Sì, cosa molto è interessante. interessante perché è Per i stata privati anche. riproposta per il 2021, consiste nell'ottenimento di una detrazione del 36% fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro. Quindi se io decido di rifare il mio terrazzo oppure decido di rifare l'impianto di irrigazione, otterrò il 36% della spesa che recupererò in 10 anni. Quindi se a me spetta, avendo sostenuto una spesa di 5.000 euro, il massimo di 1.800 euro, io ogni anno risparmierò dalla mia dichiarazione dei redditi 180 euro. Questo è importante, diciamolo, perché viene diluita nel corso di 10 anni. Se vado ad acquistare però, ad esempio, un decespugliatore oppure una macchina per tagliare in autonomia l'erba, su quello non viene riconosciuto nessun tipo di detrazione. Grazie, dottor Grazie Timpone. a Sempre voi. efficace, sintetico ma Sì, efficace. giacca verde come il bonus verde poi abbinato.